Ciao a tutti e benvenuti su TokuRobot. Oggi parliamo di un'altra serie robotica, ossia di Mechander Robot, o in originale Gashin Sentai Mechanda Robot. Serie robotica trasmessa in Giappone dal 3 marzo 1977 al 29 dicembre del 1977 per un totale di 35 episodi. La serie è stata prodotta dalla Wako Productions, società giapponese di animazione fondata nel 1965 da Sumio Takahashi, un ex cameraman degli effetti speciali presso la Dentsu Film Company. La società produsse diversi spot pubblicitari e subappaltò produzioni per Tatsunoko e Sunrise. Nel 1989 il nome dell'azienda venne cambiato in Teleimage, mentre nel 1992, con la collaborazione per la produzione della seconda serie di Calimero, la società si ritira dall'attività di produzione di animazione gestendo i diritti d'autore delle opere prodotte in passato. La pianificazione della serie di Mechander Robot è opera di Takeshi Honda, Satoshi Suyama e Kiyokiko Kaido. Il character design è di Nobuhiro Okazako, mentre il mecha design fu curato dalla società Mechaman, società giapponese la cui attività principale è la produzione di background art nella produzione di anime. Società fondata nel 1976 da Koki Nakamura, ex membro della Tatsunoko Production, assieme a Kunio Kawara. Mechander fa parte della produzione di Wako e si volle inserire in un contesto dove già era esploso il boom degli anime robotici anni 70 in Giappone. Durante la pianificazione dell'opera, il titolo provvisorio era Combined Machine Sentai Mechander Try, ma la società di giocattoli si impose di cambiare il titolo e divenne così appunto Mechander Robot. Vi è comunque un residuo del titolo provvisorio nei testi della sigla iniziale. Difatti, il titolo anche della sigla di testa è Try Attack Mechander Robot. La storia racconta del pianeta Ganimede nel sistema solare di Orione, distante 1500 anni luce dalla Terra, che è stato devastato dall'inquinamento atmosferico causato dallo sviluppo delle civiltà delle macchine. L'imperatore Edron decide così di conquistare la Terra, formando il corpo armato dei Conquistar. Edron invade la Terra occupandone il 95% della superficie. Inoltre, per isolare l'energia nucleare, la principale fonte energetica della Terra, vengono lanciati in orbita sulla Terra dei satelliti missilistici di sorveglianza dotati delle bombe Omega, che possono distruggere i reattori nucleari qualora venissero attivati dai terrestri. Il dottor Shikishima costruisce così la portaerei King Diamond e il robot da combattimento Mechander Robot per appunto riconquistare la Terra e difendere il Giappone, che era l'unico paese sfuggito all'occupazione del corpo dei Conquistar. La base del Mechander Robot è una portaerei terrestre, appunto chiamata King Diamond, che di solito è mimetizzata come un campo da baseball e si trasforma e si muove durante la battaglia. In essa sono contenuti i tre aerei da combattimento chiamati Mechander 1, Mechander 2 e Mechander 3. Ed è appunto il Mechander Robot che possono essere lanciati in caso di emergenza. I piloti di Mechander Robot, Jimmy Orion, Kojiro Yashima e Ryusuke Shikishima, vengono assegnati rispettivamente sul Mechander 1, Mechander 2 e Mechander 3. Successivamente le tre unità si combinano per diventare il Mechander Max, che si unisce dentro la schiena del Mechander Robot per poterlo pilotare. Di conseguenza, il reattore nucleare super performante di Mechander Robot viene attivato. Purtroppo, però, quando le tre unità combinate si uniscono nel Mechander Robot, automaticamente attivano il reattore nucleare del robot e di conseguenza questo viene segnalato dai satelliti alieni in orbita sulla Terra che sganciano la bomba Omega. Jimmy, Kojiro e Ryusuke hanno pochi minuti, tre per l'esattezza, per sconfiggere il mostro gigante e la flotta dei Conquistar, sganciarsi poi dal Mechander Robot e far precipitare la bomba Omega nell'oceano per limitare i danni sul pianeta. Si scoprirà poi che la regina Medusa, subalterna di Edron, è la madre di Jimmy Orion e questo fa di lui un alieno. Lo scontro tra madre e figlio è inevitabile e Medusa, sebbene sottoposta al lavaggio del cervello da Edron, si sacrificherà per salvare Jimmy, ma il Mechander Robot viene distrutto per poi essere ricostruito come lo Shin, appunto
Mechan the Robot, che sarà già composto dai tre moduli ai quali si aggiungerà un quarto guidato da Mika, la figlia del dottor Shikishima. Rispetto ad altre opere dell'epoca, la serie si concentra sulle forze di difesa terrestri e sulle varie strategie di controffensiva assieme al Mechander che supporta nella battaglia. Purtroppo però la serie non riuscì a vendere abbastanza giocattoli legati ad essa, in quanto non si riuscì a rientrare nei costi e i fondi furono tagliati. Il programma quindi rischiava l'interruzione e lo staff decise di utilizzare il materiale a disposizione per cercare di tenere attiva la serie il più possibile, ma gli sponsor non finanziarono ulteriormente il progetto. Dopo la battaglia finale contro Edron, la storia comunque termina con un finale molto amaro, che rompe lo schema dell'animazione robotica dell'epoca. Sebbene la pace sia tornata sulla Terra, gli alieni di Ganimede sono stati distrutti e la restaurazione della loro civiltà ormai è impossibile. Che dire, spero che anche questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, nel frattempo io vi ringrazio, vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale e mi raccomando non dimenticatevi di attivare la campanella delle notifiche e noi ci rivediamo ad un prossimo video qui su Toku Robot. Ciao ciao! Mechanda Robot, hashin! メカがいっぱい。合心戦隊メカンダーロボ。あ、フルマークだ。